Gli avvocati sono certi che ciò si tradurrebbe in un alleggerimento della posizione del sindaco, imputato nel processo sul fallimento della società. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche gli ingenti e vetusti crediti, circa 2 milioni che il comune vanta su Gida, scaduti e non ancora onorati, la precisazione riportata nella sentenza. La Corte dei Conti ha messo gli occhi sulle quote di diverse partecipate. Oltre a CREAF e Gida figurano FIL, ASM, ASM Servizi, PIN, Banca Popolare Etica, Firenze Fiera. Tutta la contabilità pubblica è stata analizzata e per ciascuna società il sindaco è stato chiamato a produrre correzioni relative alla corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. E ora parliamo di cultura perché c'è una bella novità che riguarda il Museo del Tessuto. Da qui a ottobre, insieme ai costumi del film Pinocchio, ci sarà anche il David di Donatello. Il vincitore, che è il costumista Massimo Cantini Parrini, ha voluto condividere questo premio con la città e è il quarto della sua carriera. Vediamo. I magnifici costumi del film Pinocchio di Matteo Garrone in mostra al Museo del Tessuto fino al 25 ottobre hanno permesso la conquista del quarto David di Donatello al loro ideatore, il costumista Massimo Cantini Parrini, che oggi alla presenza del sindaco Matteo Bifoni ha portato la statuetta a Prato per tenerla in esposizione tra le sue creazioni. Una scelta che riaccende i riflettori sul fortunato evento espositivo che prima del lockdown ha attirato oltre 6.000 visitatori e dalla riapertura a oggi circa 1.000. Questa è bellissima. Una certificazione ancora di più del lavoro fatto, che rende ancora merito alla scelta fatta anche dal museo di investire sul film e sul costumista in particolare. Una mostra che adesso non solo noi quando l'abbiamo presentata, ma anche il David di Donatello è a, come dire, stabilire, a definire che è veramente straordinaria. Massimo Cantini Parrini è l'unico costumista italiano ad aver vinto ben 4 David di Donatello su 5 nomination, dei quali 3 consecutivi. Molti i prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali come Nastri d'Argento e Ciak d'Oro. Nel 2019 ha vinto come miglior costumista all'European Film Award, l'Oscar europeo. Quando la mostra chiuderà i battenti, la statuetta tornerà nelle sue mani. Ed è una statuetta che di solito nessuno vede, no? Dal vero, quindi credo sia un incentivo anche magari per venire a visitare il museo, ed è sempre un oggetto che crea emozione, che crea tensione. La mostra suggella il rapporto tra cinema e moda che il Museo del Tessuto è intenzionato ad approfondire ancora, e chissà che questa forte empatia nata con Cantini Parrini si traduca in altri importanti eventi espositivi. Questa mostra bellissima, la conferma di un lavoro fatto negli anni. Se anche in futuro il museo, grazie al successo di Pinocchio, grazie alla collaborazione con Massimo Cantini Parrini, continuerà lungo questa progettualità, per noi sarà un'ottima cosa. A proposito di Museo del Tessuto, stamani l'audizione alla Commissione Controllo e Garanzia per fare il punto su quanto ha pesato la chiusura del Covid sui conti, ebbene l'ammanco è di circa 90.000 euro. Sentiamo. Il Covid peserà sui conti del Museo del Tessuto per circa 90.000 euro, che sommati ai 150.000 euro già previsti come richiesta di contributo straordinario per la futura mostra sugli abiti della Turandot, porteranno a 240.000 euro la cifra da coprire a consuntivo. È quanto emerso oggi nel corso della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Prato, presieduta da Leonardo Soldi, sullo stato di salute di questa importante istituzione culturale cittadina dopo il periodo di chiusura forzata dettato dal lockdown. Il presidente della Fondazione Francesco Marini e il direttore Filippo Guarini hanno chiarito aspetti artistici e finanziari del contesto in cui stanno operando. Poiché il Museo del Tessuto ha un'autocontribuzione che supera il 65% delle entrate e quindi più di ogni altra istituzione culturale cittadina si regge sulle proprie gambe, gli effetti della chiusura prolungata sono stati anche quelli più pesanti. Quindi a maggior ragione purtroppo risentiremo di questa pausa. Abbiamo fatto di tutto per cercare di contenere i costi, chiaramente, fare dei risparmi, però sicuramente il lockdown ci ha creato sicuramente ancora più problemi. Secondo una simulazione fatta dalla stessa fondazione, gli introiti commerciali diminuiranno di oltre 120.000 euro tra biglietti, bookshop, servizi e contributi dai sostenitori. Tale cifra è compensata da una riduzione dei costi che porta il saldo a 90.000 euro. È una cifra prudenziale, nel corso dell'anno potrebbe ridimensionarsi. Quindi ora dovremo trovare queste risorse, le cercheremo tra i soci, sia con contributori che sostenitori, che i fondatori ovviamente, o anche attraverso delle attività che cerchiamo di fare subito dopo. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
Gruppo di lavoro MediPro Firenze, che raccoglie attorno a sé, dentro di sé, Ecointerventistica Firenze, Medici in Casa, la sezione odontoiatrica della dottoressa Fortini, è accomunato da una stessa filosofia di comportamento, che si fonda su tre pilastri. Il primo, l'approccio clinico, la visita, l'anamnesi, il rapporto col paziente. Il secondo, l'interdisciplinarietà. Il terzo, la collaborazione fra i vari specialisti. Attraverso questo modello possiamo avere cura della vostra salute. Con il tuo 5 per 1000 aiuti Soccorso Clown a donare magia e sorrisi a bambini e anziani ricoverati in ospedale. Da 25 anni siamo gli specialisti della clown terapia in Italia. 40.000 bambini e 1000 anziani visitati ogni anno. Dona il tuo 5 per 1000 a Soccorso Clown. Firma per un sorriso. Pensa, in Italia nell'ultimo anno 150 casi di femminicidio, 10.000 casi di stalking, 75.000 casi di minaccia e ancora migliaia di morti per malore, persone anziane che hanno bisogno di soccorso, persone disperse. Adesso basta, possiamo cambiare i numeri. Loro non saranno più soli. Sala Operativa Italia risponde. Giochiamo in anticipo. Gruppo Securtal, servizio unico emergenza personale, uomini e tecnologie a tutela della vita. Per info visita suep.it. Cresce il profilo economico del gruppo Estra, che ha chiuso il bilancio consolidato 2019 con 1 miliardo di euro di fatturato, più 18% sul 2018, e un utile netto di 16,7 milioni, aumentato del 117%. Emergenza Covid-19. Ai clienti disoccupati, in cassa integrazione o autonomi con misure di sostegno al reddito, Estra concede pagamenti fino a 6 rate delle bollette emesse tra il 10 marzo e il 3 maggio. Alle stesse categorie di clienti in difficoltà causa emergenza sanitaria sono concessi da Estra piani specifici di rateizzazione senza applicare interessi per bollette di importo superiore ai 5.000 euro. I clienti a cui Estra, causa epidemia coronavirus, concede il pagamento rateale possono accedere al beneficio se in regola con i pagamenti. Le richieste a clienti@estraspa.it o per telefono al call center. Metto il ciak in campo? No, mettici un bel pallone, così se famo tu tiri. Domenica, 22:45, Toscana TV. Nel tuo primo giorno di scuola, eravamo già con te. Quando svegliarsi la mattina era una sfida, noi eravamo lì. Siamo stati con te nelle gioie e nei momenti difficili. Nella nostra regione, nella tua città, nel tuo paese. Anche quando essere vicini è diventato difficile, noi ci siamo stati e ci saremo. Chi poteva immaginarsi un'emergenza di questo tipo che rimettesse in discussione le nostre relazioni e il nostro modo di lavorare? Adesso però è il momento di ripartire. Infarm, con i suoi 30 anni di esperienza, ti propone il servizio di sanificazione degli ambienti a base di perossido di idrogeno, garantito 100% anti-Covid, veloce, efficiente e soprattutto a costi contenuti ed etici. www.infarm.it.
Toscano Alta Sartoria Italiana unisce la qualità dei tessuti italiani all'eccellenza di una lunga tradizione artigianale, producendo abiti da uomo realizzati a mano. Forte di questa esperienza, ha riconvertito la produzione per la creazione di mascherine, affidandosi alla sapiente manualità delle sue sarte, donne straordinarie, capaci di trasformare l'instabilità di questi tempi in puro entusiasmo. Ora però è tempo di ripartire. Toscano torna alla quotidianità ricominciando a produrre abiti capaci di trasformare la semplicità di un vestito in un simbolo di vera classe italiana. Toscano Alta Sartoria Italiana crede nel futuro che ci aspetta. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook.